ho finito di vedere la serie Il problema dei tre corpi, basata sull'omonimo romanzo di Cixin Liu, che ho portato tra l'altro circa un anno e mezzo fa in live, addirittura nemmeno la recensione classica, ma live con diverse altre persone del mio gruppo Telegram che l'avevano letto e ne abbiamo parlato. Romanzo che secondo me per certi aspetti è notevole da un punto di vista fantascientifico, ci sono molte idee innovative, è molto interessante anche da un punto di vista politico e poi geopolitico, e come struttura ha dei problemi, nel senso che per riassumere molto brevemente, i personaggi sono molto piatti, molto bidimensionali, privi di profondità, e in generale Cixin Liu tende a quella, diciamo, cattiva abitudine, che secondo me è solo parzialmente cattiva ma che comunque al giorno d'oggi è profondamente disprezzata, dello spiegone, ma non dello spieghino, proprio lo spiegone, quello grande e grosso. Un libro secondo me con delle potenzialità non male, dal seguito secondo me perfino migliore, ovvero La materia del cosmo, che ho tra l'altro recensito su questo canale, ma non è ancora uscito, è in programmazione. E quindi a questo punto vi invito nelle prossime settimane a rimanere sintonizzati, anche perché questo video lo potete trovare anche in formato podcast su Spotify, quindi potete anche solo ascoltarlo. Rimanete sintonizzati perché parleremo del seguito. Seguito che tra l'altro viene già introdotto qua nella serie TV, perché ovviamente, come è inevitabile che sia, i Tre corpi, il problema dei tre corpi, serie TV, presenta delle differenze rispetto al romanzo, tra cui non indifferente il fatto che negli ultimi due episodi siano introdotti gli impenetrabili, che in realtà sono un concetto che viene introdotto nei libri soltanto nel secondo. Nel primo non viene mai fatto un cenno agli impenetrabili, ma partiamo dal principio. Come potete vedere qua alle mie spalle, l'inizio è assolutamente identico, ovvero Cina comunista, la rivoluzione, i giovani che falciano, gli studiosi e tutti comunque gli scienziati, i fisici, gli universitari, gli intellettuali, come venivano definiti, che dicono cose che non sono poi in linea con quella che è quelle che sono le convinzioni del partito e così via. E da lì nasce quella che è la nostra protagonista principale, almeno nella prima parte del libro, che è Ye Wenjie. Ho pronunciato, mi rendo conto, un po' così, ma ho scoperto adesso, guardando questo tra l'altro, che Zhou, Z-H-O-U, come viene traslitterato il cognome cinese, si pronuncia Zhou. E io ho un personaggio di un romanzo che sta, tra l'altro, ho ripreso di recente a scrivere, che si chiama Zhou di cognome, come nome di famiglia, e l'ho sempre pronunciato Zhu. Quindi si imparano delle cose. Comunque Ye Wenjie, che è la fisica, che qua è solo ragazzina e vede suo padre, che è un professore di fisica dell'università, falciato dagli universitari, dagli studenti, sul palco davanti alla folla, che poi, in quanto figlia del padre che aveva, va nei campi di lavoro, poi viene internata perché la scoprono con un libro, e poi finisce, perché comunque lei è portata per la fisica, è molto brava, eccetera, in questo progetto segreto del Partito Comunista come prigioniera slash collaborazionista slash scienziata slash cose varie, e darà il via a quella che poi è la storia dei tre corpi, ovvero il primo contatto con i Santi, che sono questa popolazione aliena, questa specie aliena che vive su questo pianeta in un sistema stellare triplo, e poi tutte le cose che succederanno. Tutto questo è assolutamente in linea e coerente con il romanzo, come dicevo. Sparaflesciamento di blu. Questo video sarà visivamente una chiavica, cioè il riflesso della finestra qua, il focus della telecamera che dovrebbe mettere a fuoco me e fuori fuoco lo schermo, ma non mi sembra lo stia facendo. Lo schermo quindi che è a fuoco e la mia faccia che è buia in certi momenti sì, in certi momenti no, e l'illuminazione che viene dalla finestra invece che dalle lampade da studio. Quindi bello. Subito dopo però l'introduzione possiamo vedere le prime differenze sostanziali, ovvero nel romanzo di Cixin Liu, che è un noto autore cinese, è tutto ambientato in Cina e i protagonisti sono cinesi, i famosi protagonisti bidimensionali, privi di profondità, vari scienziati e così via, sono tutti cinesi
d'accordo? Nel libro. Qua invece è stata data una resa più internazionale, palesemente produzione americana, anche con collaborazione cinese, tutto quello che volete, ma inevitabilmente quindi multietnica. Quindi ci sono i cinesi, c'è l'ambientazione cinese, il commissario Ma, o tenente Ma, adesso non ricordo il grado esatto, ma mi pare che si chiami Ma, che è uno dei personaggi comunque di rilievo, che poi continua a essere presente anche nel secondo volume della serie, continua a essere cinese, ma non cinese della Cina, ma di etnia cinese, quindi Huan, etnia Huan, dinastia Huan, o quello che è, ma lui è di Manchester. Ok, poi abbiamo una delle scienziate, quella delle nanofibre, che è spagnola e vive in Inghilterra, abbiamo l'altra scienziata che è di origini asiatiche, perlomeno lei, e poi abbiamo quello che in realtà è un altro personaggio che a me pare non sia affatto presente nel libro, ma forse è che l'ho letto un anno e mezzo e fuffa fai, quindi non mi ricordo di lui, ma che secondo me hanno aggiunto per una questione di trasmissione dell'empatia nella serie, cosa che manca completamente all'interno del libro. E per finire, un personaggio di colore inevitabile, e che va a sostituire un personaggio molto importante che sarà il protagonista del secondo volume, La materia del cosmo, che però è cinese anche quello. Le similarità sono una vaga somiglianza in alcuni atteggiamenti, cioè una scarsa cura delle proprie relazioni affettive, no? Sempre una donna diversa, il fatto di fumare molto anche erba, il fatto di essere un bevitore, il fatto di essere uno scienziato ma di seconda categoria, così poco impegnato e tutto, ma per il resto il personaggio è completamente diverso, proprio completamente reinterpretato. Quindi cosa succede? Gli eventi del libro si susseguono a grandi linee anche all'interno della serie TV, ovvero ci sono questi scienziati che stanno facendo queste cose, si parte immediatamente dal problema della fisica, della scienza, degli esperimenti, di qualunque possibile progresso che viene bloccato, questo è un spoiler, immagino, dai Santi. Grazie ai loro sofoni, e quindi si parte immediatamente con questi scienziati che si suicidano, con questa indagine che c'è su questi strani avvenimenti, sul fatto degli scienziati che hanno sulla retina questo conto alla rovescia che non si capisce che cosa sia, di questa società pseudo segreta capeggiata dall'anziana Ye Wenjie e così via, che sono in contatto diretto con i Santi. Ci sono tutta una serie di cose che sono quelle del romanzo, sono più o meno poste nello stesso ordine del romanzo, con un'ovvia reinterpretazione e scorciatura in termini da serie TV. Devo dire in realtà che, considerando quello che ho detto anche prima e nella live inevitabilmente sul problema dei tre corpi, i ritmi della serie TV sono incredibilmente più digeribili rispetto a quelli del libro, perché tutti gli spiegoni saltano, ci sono degli spieghini ma sono molto ben inseriti all'interno, il ritmo è veramente molto buono e molto regolare rispetto al libro, e questa è un'ottima cosa, pur non devastando quella che tutto sommato è la storia e l'idea di base del libro. C'è il gioco, i tre corpi, quello in cui loro vengono appunto proiettati in questo videogioco, dalla grafica e dall'interattività impossibile per la nostra tecnologia, il cui scopo è proprio capire che il problema del gioco da risolvere è il problema dei tre corpi, e una volta capito questo cercare di risolverlo, una volta capito che non si può risolvere arrivare all'inevitabile conclusione. E ci sono tutte quelle cose che ci sono nel libro, compresa la trappola fatta di nanofibre sulla Judgment Day, che è la nave che ospita questa setta di gente che aspetta l'arrivo degli alieni, e tutte quelle cose lì. È tutto molto coerente. Sono contento perché, nonostante la differenza di ambientazioni, personaggi reinterpretati, un inevitabile diverso ritmo, alcune parti tagliate e così via, ho avuto la fortissima impressione di un profondo rispetto da parte dei registi, degli scriptwriter e dei direttori e così via, di quello che è il romanzo. E vi dirò che la serie Tre Corpi mi è piaciuta molto. Sono 8 episodi, li ho guardati in 3-4 giorni, e sono episodi da circa un'ora, quindi insomma, li ho guardati un po' spizzichi, ma in 3-4 giorni, quindi mi è piaciuto. Tra l'altro io trovo che quello che deve esserci stato fatto un investimento notevole, perché il comparto
visivo, gli effetti speciali, il livello degli attori, ma anche quello che è il comparto artistico, cioè le scelte proprio artistiche, della resa, della tecnologia, no, del gioco dei tre corpi, dei tre corpi, della tecnologia senti, del sofone, della stessa Judgment Day durante la scena del taglio con le nanofibre, tutto, è tutto veramente molto ben fatto, molto gradevole alla vista, ed è una cosa che una volta di più mi spinge a dire che al giorno d'oggi è ingiustificabile quando esce un film, diciamo di fantascienza, ma in generale quando esce un film di fantascienza e ha una cattiva resa visiva, una cattiva resa grafica, una cattiva CGI, e un cattivo uso del green screen, una cattiva recitazione. Queste cose ormai sono ingiustificabili, mi rendo conto che sia un problema di budget, ma visti questi prodotti, se uno vuole creare un prodotto più indie o comunque a budget più basso, secondo me non dovrebbe lanciarsi nella fantascienza, almeno non una fantascienza epica di questo livello, perché questa fantascienza è epica come l'hanno resa, le esplosioni nello spazio, le astronavi, gli alieni, i tre corpi, il sofone dispiegato, il lancio della sonda nello spazio con le atomiche che gli danno la propulsione, sono tutti resi veramente molto bene, quindi non ci sono scuse, veramente non ci sono scuse. Detto questo, ho trovato appunto la serie molto coerente con il romanzo e anche molto coerente al suo interno. Ci sono un tot di cose reinterpretate, ma io ho avuto la fortissima impressione che la cosa maggiormente reinterpretata, al di là dell'anticipazione del programma degli impenetrabili e il fatto che ci siano state delle cose, io non ho nessuna memoria nel libro del fatto che un cervello umano sia stato messo in una sonda sotto criogenia e mandato nello spazio verso la flotta degli Santì, utilizzando le atomiche come le propulsioni. Io conosco quella teoria, è una delle varie teorie, no? La vela solare, le atomiche come sistema di propulsione, sono idee vecchie, tra l'altro, idee vecchie, non idee nuove, quindi le conosco tutte. Ho l'impressione che nel libro questo non ci fosse affatto, ma che sia stata un'aggiunta per dare un po' più di corpo a quello che tutto sommato nel romanzo è un lunghissimo e pazzesco spiegone tra personaggi e sugli alieni e su quanto, come hanno creato il sofone, su come hanno creato il computer, cioè le scene sulla creazione del sofone sul pianeta dei Santì e sul suo invio, sul ripiegamento delle 10 dimensioni, adesso non ricordo con esattezza, e tutta la parte del computer umano fatto all'interno del gioco dei tre corpi e così via, sono tutte cose che nel libro occupano paginate di roba e che nella serie sono una manciata scarsa di minuti, quindi capite bene che rispetto a quello che è la voluminosità del libro, che non è un libro estremamente voluminoso, per quello che è stato il respiro che hanno voluto dare alla serie, ci hanno dovuto aggiungere delle cose. Questo è inevitabile. Però, come dicevo, la fortissima sensazione che ho avuto è che le scelte, soprattutto sui personaggi, siano dovute al fatto che, come dicevo, nel libro i personaggi sono bidimensionali, sono dimenticabilissimi. Tra l'altro, per un pubblico occidentale hanno tutti dei nomi cinesi, e normalmente i nomi in Asia, in Cina, in Giappone, per quello che ne so io, perlomeno in Corea, i nomi vengono sempre dati in maniera completa, quindi prima si dà il nome della famiglia e poi si dà il nome proprio, quello che viene chiamato Christian name in inglese, quindi è come io mi chiamo Pietro Giovani, quindi verrei sempre presentato come Giovani Pietro, ok? Quindi Ye Wenjie, no? È la famiglia Ye, e Wenjie è il suo nome, no? Zhou era il nome dell'imperatore, quindi va prima, è il nome della famiglia dell'imperatore e poi c'è il nome proprio dell'imperatore, capite? Quindi nomi difficili da ricordare. Per un pubblico occidentale, questi personaggi occidentali, almeno questa parte di personaggi che sono occidentali, sono più facili da ricordare. E anche i personaggi cinesi o i personaggi asiatici in generale sono più semplici da ricordare, perché sono meno, il loro nome viene ripetuto abbastanza e sono nomi tutto sommato abbastanza facili. Spesso la dottoressa Ye Wenjie viene chiamata semplicemente dottoressa Ye, e quindi è logico che sia molto più semplice ricordare queste cose.
e i personaggi hanno delle relazioni tra loro che nel romanzo non hanno, d'accordo? Quindi ci sono degli innamoramenti, ci sono degli amici, ci sono dei trascorsi scolastici, ci sono degli amori non rivelati, ci sono delle gelosie, c'è tutto il percorso, ci sono i lutti, c'è quello che è malato, quel personaggio che mi sembra che sia stato inventato ad hoc semplicemente per essere il personaggio insicuro che poi gli viene diagnosticata una malattia terminale e quindi c'è tutto un mastrusso intorno di sentimenti, di emozioni dei personaggi. C'è uno dei personaggi che non esiste, anche questo mi pare nel romanzo, che è l'inventore di questi snack, che è un milionario ed è tutto spiritoso e volgare così, no? Troublesome, e poi viene ucciso. Insomma, ci sono tante cose nuove, tante cose extra all'interno di questa serie che però ci sono state messe dentro così bene e il romanzo è stato talmente tanto rispettato che io non mi sento di lamentarmene. Sinceramente non mi sento di lamentarmene. Quindi vi dirò, per non farla troppo lunga, ottima resa grafica, ottimo ritmo narrativo, ottima aderenza al romanzo, ottima la risoluzione di diversi problemi che aveva il romanzo, ottimi effetti speciali, ottima recitazione. È una serie di fantascienza che mi è piaciuta, incredibile, incredibile, perché c'è tanta di quella paccottiglia di fantascienza che io veramente ho perso il conto, sono disperato. Quindi bene Il problema dei tre corpi, guardatelo, è su Netflix, se no guardatelo un po' come vi pare, ma comunque è su Netflix, e perché Netflix non mi paga per dire queste cose, e non vedo l'ora, spero che abbia un enorme successo, ma è tra i top 10 ho visto, almeno in Italia, non ho ragione di dubitare che lo sia anche altrove, non vedo l'ora che esca il secondo, e visto che nel primo hanno già fatto delle anticipazioni sul secondo, sarà meglio che mi sbrighi a leggere il terzo della trilogia dei romanzi, così non mi rovino niente. L'unica cosa di cui non sono certo, perché il romanzo di fatto l'ho letto, anche se lo ricordo non benissimo, è che se non avessi letto il romanzo forse non avrei capito delle cose. Può darsi, non ne sono certo. E mi è piaciuta molto, tra l'altro, l'immagine, no, You Are Bugs, e quando lo vedrete capirete di cosa parlo, e del fatto che il sofone si è steso nel cielo e c'era l'occhio tipo di D e così via, ed è l'unica volta che ho trovato quella che a me è parsa un'incongruenza, perché il sofone copre letteralmente tutto il cielo del pianeta, ma il pianeta diventa tipo un crepuscolo e non diventa buio, ma totale mancanza di luce, totale assenza di luce, sì che il sofone è riflettente e riflette la luce artificiale proveniente dalle città, ma mi sembra che avrebbe dovuto essere una vera notte fonda, però chi se ne frega di questo. Quindi guardatevelo, e con questo il video extra è tutto, qua sotto trovate tutti i soliti link del mio Trilink, gruppo Telegram, wishlist su Amazon, bla 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 bla, iscrivetevi, commentate, condividete, l'avete visto, vi è piaciuto, cosa ne pensate, e noi ci vediamo lunedì, di nuovo con la mia faccia buia, no, con una faccia un po' meno buia, ci vediamo lunedì con un nuovo video, un romanzo naturalmente, alle 15, puntuali, vi aspetto.